Via del Fiume è pericolosa e dimenticata, l'appello dei residenti e dell'UDC di Fano che chiedono al Comune i lavori di asfaltatura e la messa in sicurezza di ciclisti e pedoni. Sovraffollamento carcere, il comandante Silvestri interviene ai nostri microfoni e rassicura, non è un problema che riguarda la casa circondariale di Villa Fassicci. Addio al reddito di cittadinanza, al via da oggi supporto per la formazione e il lavoro. L'assessore regionale Guzzi plaudia all'iniziativa del governo e commenta, restituisce dignità alle persone contrastando il lavoro nero e contribuendo alla crescita sociale ed economica del paese. Atti di vandalismo al Pincio, il sindaco Seri assicura, siamo intransigenti, è un fenomeno che va contrastato e a breve annunceremo le misure da adottare. Appena riqualificato e già imbrattato, nel sottopasso del Vallato spuntano numeri, disegni e scritte sui muri, verranno coperte dai murales degli studenti dell'Apollone. Fa bene alla salute, fa bene al mare, partita da Pesaro la campagna di promozione nelle Marche per il consumo del granchio blu. Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. Nel corso degli anni, come sapete, ci siamo occupati di numerose segnalazioni da parte dei cittadini su vie e arterie stradali pericolose della città di Fano. Oggi abbiamo raccolto le lamentele di alcuni residenti di Via del Fiume, una strada, dicono, dimenticata tra buche, erbacce e veicoli che percorrono il tratto a forte velocità. Ad intervenire sulla questione anche l'UDC. Il servizio di apertura è stato curato da Filippo Pucci. Collega il quartiere di San Lazzaro alla zona dell'ex zuccherificio di Fano, Via del Fiume, un tratto stradale definito dimenticato e pericoloso dai residenti che qui ci abitano e dai frequentatori, chi in auto e chi in bicicletta. Avvallamenti, buche e autoveicoli a forte velocità rendono questo pezzo insicuro soprattutto per chi si sposta sulle due ruote o addirittura a piedi. In effetti i residenti siamo pochi in questa zona, ma chi passa in questa strada c'è tantissima gente, anche a piedi, che la mattina corre. Ed è una strada veramente pericolosa. Da quando io sono qui, da 20 anni, nessuno ha mai asfaltato, siamo un po' dimenticati. Le macchine passano veloci. Le macchine passano molto veloci e poi, ecco, se una a piedi deve veramente, ci vorrebbe un pezzettino per i pedoni, non dico una ciclabile che è troppo, però veramente camminare a piedi qui è difficilissimo, ecco. Quindi speriamo davvero che il comune intervenga quanto prima. Questa strada è particolarmente pericolosa per le biciclette. Io ho un nipote di 15 anni che si sposta in bicicletta e abbiamo sempre il cuore in mano. Le buche sono una cosa che vengono continuamente a tappare con dei pezzettini di asfalto che puntualmente dopo 15-20 giorni si staccano. Se si può fare qualcosa prima che succeda l'irreparabile sarebbe una cosa più che giusta. Ad intervenire sullo stato di Via del Fiume è stato anche il segretario dell'UDC Stefano Pollegioni, che ha ricordato che l'unico intervento fatto dopo le numerose segnalazioni è stato quello di aver installato i pali dell'illuminazione. Questa strada è una strada pericolosissima e questo lo sappiamo tutti, non è una novità, è una strada stretta, piena di insidie, da anni non asfaltata, non è stata neanche, da quello che mi risulta, inserita nel piano delle asfaltature. Per cui è una strada che ha bisogno assolutamente di essere messa in sicurezza. I cittadini, giustamente, che frequentano questa strada mi hanno chiesto di intervenire. Oltretutto è la strada per i residenti principale, perché non hanno alternative per raggiungere la città. Ma in vista anche dell'apertura della nuova piscina, che è stata collocata lontano dalla città ed è tutto molto discutibile, questo è il percorso per raggiungerla. In questa zona ci sono anche delle attività, c'è un B&B che mi riferivano proprio poco fa, che i turisti che vengono lì chiedono, dice, ma questa che strada è? Così mal ridotta, così abbandonata, quindi non è neanche una bella cartolina per la città di Fano. Che cosa chiedete dunque per questo tratto di strada? Mi farò carico di interpellare il comune tramite una lettera dove chiederò a loro cosa intendono fare.
Chiederò a loro se intendono fare un programma di asfaltature. Lo spazio non è grande, ma è possibile creare un piccolo percorso ciclopedonale per mettere in sicurezza quelle persone che lo usano in bicicletta e a piedi. Spero che ci sia una risposta positiva. Vogliamo capire come mai che questa strada è eternamente dimenticata, che nessuno la considera perché è così. Vorremmo capire come è messa la situazione di questa strada. Cambiamo argomento. Carceri sempre più sovraffollate in Italia, secondo il comandante Silvestri. Però questa problematica non riguarda l'istituto penitenziario di Pesaro, che invece deve far fronte ad un altro tipo di questione. Marco Lonigro. In Italia persiste la problematica legata al sovraffollamento delle carceri. Secondo quanto emerso dal 19° rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione, a fronte di una capienza ufficiale pari a 51.249 posti, i presenti nelle nostre carceri fino allo scorso aprile erano 56.674. Dunque 5.425 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare. Oggi le regioni con le carceri più affollate sono Puglia e Lombardia. Il problema del sovraffollamento però riguarda anche la regione Marche. Tra i penitenziari più affollati, racconta Antigone, figura il carcere di Fermo, seguito dalla casa circondariale di Montacuto di Ancona e da Villa Fastigi a Pesaro. Si parla di sovraffollamento delle carceri, qual è attualmente la situazione a Villa Fastigi e quindi a Pesaro? Ma a Villa Fastigi in particolare non abbiamo sovraffollamento, infatti la capienza è regolamentare ancora, anche questo secondo me è dovuto anche al fatto che comunque dall'inizio dell'estate abbiamo ampliato i posti detentivi con la ristrutturazione di alcuni reparti che erano dismessi. Il penitenziario pesarese, evidenzia il comandante Silvestri, è alle prese con alcune difficoltà riguardanti la gestione dei detenuti con problemi psichiatrici. Il problema di Pesaro, se vogliamo affrontare l'argomento problematico all'interno degli istituti penitenziari, è quello che purtroppo riguarda molti istituti d'Italia, quasi tutti, e la gestione di detenuti con problemi psichiatrici. Questo è un grosso problema che anche Pesaro ne soffre parecchio e al cui stiamo mettendo mano con tutte le risorse che abbiamo, che però attendiamo che si prendano decisioni dall'alto per allocare questi detenuti con queste problematiche in strutture idonee a essere custoditi e curati. L'ultimo anno la mole di lavoro è aumentata oppure no? No, diciamo che io sono a Pesaro soltanto da febbraio di quest'anno e posso dire che l'istituto di Pesaro per fortuna ha avuto sia un incremento di uomini sia un incremento anche di risorse. Infatti abbiamo ampliato di buoni numeri, diciamo, l'attività lavorativa dei detenuti e anche come, con quello che si è visto oggi abbiamo anche l'attenzione della società civile con parecchi interventi all'interno della struttura. Questo ha fatto sì che ha potenziato sia l'attività dei detenuti ma ha garantito anche un buon andamento per l'ordine e la sicurezza all'interno dell'istituto. Verso gli atti di vandalismo non ci può essere nessuna giustificazione, è un fenomeno che vogliamo contrastare lavorando su più fronti e con una strategia condivisa con le forze dell'ordine, i residenti e l'associazionismo. Sono le parole del sindaco di Fano Massimo Seri, intervenuto sull'assalto avvenuto ieri mattina ai danni del negozio di distributori automatici al Pincio di Fano, dove una persona travisata ha spaccato con un tubo di ferro i vetri a protezione di snack e bibite, oltre ad una parete di cartongesso. L'episodio, ha continuato Seri, si aggiunge a situazioni poco limpide che si sono verificate nell'ultimo periodo in questo luogo. Non è un problema di ordine pubblico, si tratta, detto, di vandalismo gratuito che si mischia a furti e bullismo che toccano una fascia di età giovanissima che si è organizzata in bande. Il nostro atteggiamento è intransigente e inflessibile, tanto che in queste ore siamo al lavoro per analizzare la problematica che va risolta e dipanata. Nei prossimi giorni, ha concluso il sindaco, annunceremo quelle che saranno le misure e le azioni finalizzate al contrasto di questa microcriminalità. E a proposito di atti vandalici, nel quartiere del Vallato è stato imbrattato con numerose scritte colorate il sottopasso riqualificato di recente. L'amministrazione ha stanziato 100.000 euro per questo intervento che ha anche migliorato le condizioni strutturali dell'infrastruttura. L'assessore Barbara Brunori ci ha fatto sapere che le scritte sono già state segnalate ieri agli uffici competenti e ha ricordato che a breve, proprio nella parte vandalizzata, verranno realizzati dei murales dedicati alla natura grazie alla collaborazione con gli studenti dell'Istituto Apolloni.
Oggi sono partite le nuove misure del governo che riguardano il reddito di cittadinanza. Nelle Marche sono oltre 7.000 i percettori occupabili che potranno essere inseriti nel percorso di formazione e lavoro che gli consentirà di percepire un assegno di 350 euro per 12 mesi. Alla prima offerta di lavoro che non verrà accettata, ha spiegato l'assessore regionale Stefano Aguzzi, queste persone perderanno il sussidio. Una scelta, ha detto Aguzzi, utile al paese che restituisce dignità ai cittadini. Concordo pienamente, sia come assessore regionale, ma soprattutto come esponente di Forza Italia, la decisione del governo di rivisitare le modalità del reddito di cittadinanza. È importante suddividere in due parti questo contributo. Un conto è sostenere quelle persone, quelle famiglie che hanno difficoltà a poter lavorare, tipo chi ha un disabile in casa o chi è che ha un genitore anziano da curare e quindi ha difficoltà a essere inserito nel mondo del lavoro, e quando queste persone hanno redditi particolarmente bassi, ISEE molto bassi, hanno diritto ad un sostegno e continueranno queste persone ad avere diritto ad un sostegno. Anche se non si chiamerà più reddito di cittadinanza, si chiamerà assegno di inclusione e passa attraverso i servizi sociali del comune. Un conto invece sono le persone che in età da lavoro e stando bene fisicamente, quindi potendo lavorare, devono, se vogliono continuare ad avere un contributo di 350 euro a mese per un anno, devono essere inseriti nei percorsi formativi e di inserimento lavorativo dei nostri centri per l'impiego e anche delle agenzie private per il lavoro. Solo chi accetterà di essere inserito in queste piattaforme che poi ti spingono a inserirti nel mondo del lavoro potranno continuare ad avere questo contributo dall'inizio del prossimo anno. Ritengo molto opportuna questa scelta perché io sono convinto che ogni persona in età da lavoro debba vivere appunto del proprio lavoro, innanzitutto per la sua dignità personale, ma anche per contribuire fortemente alla crescita sociale ed economica della nostra regione e del proprio paese. È un dovere di tutti i cittadini che possono e devono essere inseriti nel mondo del lavoro. Chi accetterà questo percorso avrà un iniziale sostegno, che ovviamente questo sostegno cesserà appena ci sarà una offerta di lavoro che venga accettata o anche che non venga accettata dalla persona. Se non viene accettata l'offerta di lavoro si perde anche il contributo. Sono molto contento e condivido molto questa scelta del governo che ridà dignità a chi davvero cerca lavoro e opportunità a chi davvero cerca lavoro ed elimina tutte quelle persone che magari accettando un contributo evitavano di cercare un lavoro o magari lo portavano avanti in nero. Quindi la Regione Marche si sta fortemente preparando a questo nuovo percorso attraverso i propri funzionari, i propri centri per l'impiego, le proprie attività di formazione professionale e di inserimento lavorativo. Il primo appuntamento del settembre pedagogico che prevede Afano laboratori, conferenze e seminari è stata l'occasione per presentare al personale educativo Ignazio Pucci, il nuovo dirigente dei servizi educativi del comune che si occuperà anche di cultura e turismo. Pucci, che prenderà ufficialmente servizio dal 6 settembre, è stato accolto dal sindaco Massimo Seri, dall'assessore ai servizi educativi Samuele Mascarin e dal dirigente al personale Pietro Celani. A Pesaro invece questa mattina è stata lanciata la campagna di promozione per le Marche del consumo del granchio blu. All'iniziativa era presente anche l'onorevole Baldelli. Vediamo. Il granchio blu, originario delle coste atlantiche del continente americano, è giunto sino ai nostri mari, forse a causa del cambiamento climatico. Questa specie ha invaso le principali aree di produzione dei molluschi dell'Adriatico. Il granchio blu, dicono gli esperti, è deleterio per i pesci e per l'economia del mar Adriatico. È invece una prelibatezza in cucina. Questa mattina a Pesaro si è svolto il lancio della campagna per le Marche di promozione del consumo del granchio blu. La nostra sensibilità a quello che sta accadendo alla pesca, soprattutto alla pesca delle vongole, quello che potrebbe essere il pericolo del granchio blu, ci ha portato a inserirlo nel nostro menù, intanto come piatto del giorno e in più in tutte le preparazioni in cui usavamo i granchi, diciamo, più nostrani, abbiamo sostituito col granchio blu. Questo
per noi è un piccolo contributo a quello che potrebbe essere la difesa delle nostre coste e opporsi alla invasione del granchio blu, che da come si legge e si evince da tutti gli articoli negli ultimi tempi diventa una specie molto invasiva e soprattutto potrebbe creare grossi danni, anche se da noi ancora nelle Marche sono stati avvistati solo alcuni esemplari, soprattutto una specie autoctona diversa in Ancona, ancora il pericolo non è così imminente, però noi intanto iniziamo a usarlo, così in qualche modo contribuiamo al contenimento di questa specie. Presente al lancio della campagna per le Marche l'onorevole Antonio Baldelli. Inizia proprio qui da Pesaro insieme a Mario De Remigio e Michele Poletti nel loro ristorante la campagna di promozione per le Marche per il consumo del granchio blu, una campagna che ha iniziato il nostro ministro per l'agricoltura, le foreste e la sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. Noi dobbiamo trasformare una criticità in una opportunità. Ora la diffusione del granchio blu nei nostri mari sta diventando invasiva e potrebbe mettere in forse la sopravvivenza di altre specie marine, con danni importanti all'ecosistema, alla nostra pesca e anche alla nostra ristorazione. Ma dobbiamo per l'appunto trasformare questa criticità in una grande opportunità, promuovendo il consumo del granchio blu nelle nostre tavole, nei nostri ristoranti. Tra l'altro il granchio blu, fra le sue capacità nutrizionali, e anche quella di possedere un'importante quantità di vitamina B12, quindi mangiamo il granchio blu perché fa bene alla nostra salute, fa bene al nostro mare e fa bene anche alla nostra economia. Il granchio blu è presente sulle tavole dei ristoranti, i clienti possono assaggiarlo ad un prezzo nella maggior parte dei casi accessibile. È un prodotto che sicuramente non ha un grosso costo, cioè voglio dire, si parla di qualche euro al chilo. Diciamo che un piatto di granchio blu è da considerare magari è come, non so, un piatto alle vongole o qualcosa del genere, quindi se uno fa un primo, fa un guazzetto, diciamo che una cosa eco è intorno ai 12-13 euro per un primo, 7-8 euro per un antipastino di granchio blu, o alla griglia, o al vapore, un guazzetto, come uno lo vuol fare. È un crostaceo che ha dei gusti leggermente diversi da un granchietto, dal nostro granchietto solito, perché è leggermente più ferroso, quindi va lavorato un pochettino, va cotto in una maniera che vada via un pochettino questo amaro che magari tende delle volte a spuntare da questo granchio. Però è un granchio che si può utilizzare benissimo nelle nostre tavole, e vengono fuori degli ottimi piatti, e anzi, cioè noi adesso lo promuoveremo in modo che, per fare due cose: uno, perché è buono, e due, perché comunque sensibilizziamo la gente verso questo prodotto che crea dei danni, e quindi diciamo che facciamo due cose, due piccioni con una fava, ecco. Domani nella splendida cornice della Villa del Valì la BCC di Fano consegnerà un centinaio di bonus bebè ai figli dei soci e dei dipendenti della banca per un totale di oltre 24.000 euro. Sabato prossimo invece, il 9 settembre, al Codma di Rosciano si svolgerà la tradizionale festa del socio, che coniuga momenti di puro divertimento a un confronto con la compagine sociale e la clientela sui temi che riguardano la vita di una banca di comunità come BCC Fano. Invece a Cartoceto, in piazza Giovanni Paolo II, a partire dalle 21.15, domani si terrà l'ultimo appuntamento di Parchi d'Estate, la rassegna itinerante che ha attraversato i mesi più caldi dell'anno, portando musica, teatro e divertimento per grandi e piccini nelle aree verdi del territorio comunale. Ospiti della serata saranno la cantante Simona 40 con la sua band e Dado, il comico e cabarettista di Zelig. Già dalle 19.30 sarà possibile cenare in piazza nell'area curata dalla Proloco di Cartoceto in collaborazione con alcuni stendisti. La maxi tavolata di 2024 Pizze Rossini è sold out. In poche ore ha spiegato soddisfatto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. I coupon per partecipare alla serata del 6 settembre sono terminati. Questo dimostra la grande voglia che i pesaresi hanno di partecipare a un bel evento cittadino. Per tutti quelli che hanno ritirato il tagliando, l'appuntamento è alle 20 in Viale della Repubblica, dove verrà allestita la maxi tavolata a forma di 2024. Ognuno dovrà sedersi nel posto corrispondente
appartenenti al numero indicato sul coupon. Non vogliamo lasciare fuori nessuno, ha proseguito Ricci. Per questo, chi non è riuscito a prenotare il suo posto potrà comunque raggiungerci in Piazzale della Libertà per partecipare alla foto di gruppo che scatteremo alle 22 e per brindare tutti insieme al 2024, l'anno della capitale italiana della cultura. Ci spostiamo alla Rocca Malatestiana di Fano, dove domani, sabato 2 settembre, si concluderà la rassegna Comizi d'Amore con un doppio evento: la presentazione dell'opera più suggestiva di Virginio Ridolfi e il concerto Città d'Omare di Elisa Ridolfi insieme a Diego Tancredi. Esther Muscò. A chiudere la rassegna Comizi d'Amore, concerti e narrazioni, sabato 2 settembre alle ore 21.15 alla Rocca Malatestiana, sarà l'atteso concerto di Elisa Ridolfi e Diego Tancredi, Città d'Omare, un concerto racconto fatto di oralità ed esperienze musicali, che attraversa porte e città e arriva anche nella città di Fano. Abbiamo sentito l'esigenza di raccontare in parte anche Fano, perché poi siamo in una città di porto, no? E quindi la musica dei porti permette proprio questo scambio, questa vicinanza, cioè il mare che non divide ma permette l'incontro. Questa è un po' la filosofia, e dentro questo grande bacino che sono i porti abbiamo poi tante lingue, tanti linguaggi, tanti dialetti, e raccontiamo un po' questo percorso anche da un punto di vista sia filosofico che proprio letterario, e questo, grazie a Diego, era molto importante. Lei ha accolto la mia proposta ed è un viaggio musicale, oltre che narrativo, durante il quale accompagniamo il pubblico tra queste città di porti. Lo stesso titolo, Città d'Omare, no, foneticamente ricorda sia la lingua partenopea sia la lingua portoghese, che fa parte del percorso fadista di Elisa Ridolfi, io, il maestro Riccardo Bertozzini alla chitarra classica, il maestro Andrea Atto Alessi al contrabbasso, e per l'occasione avremo il contributo poetico del poeta e regista pluripremiato Andrea Lodovichetti, quindi il viaggio fa tappa anche a Fano, e avremo un ospite speciale che è il maestro Massimo Valentini al sassofono. Come sottolinea il direttore artistico Massimo Pugliani, la rassegna Comizi d'Amore, concerti e narrazioni è un luogo in cui si uniscono canzoni e racconti tratti da storie di autori, artisti e affabulatori. Pino Daniele, Massimo Troisi, Lucio Dalla con i suoi narrazioni che riguardano proprio i personaggi tipici, e poi in particolar modo c'è stato Roberto Mercadini che ha parlato di fisica, e quindi anche in questo caso il soggetto ci ha dato la possibilità di allargare le tematiche. C'era sì l'anniversario della bomba atomica, ma il grande affabulatore Roberto Mercadini è riuscito a narrarlo in modo originale. Oggi, in particolar modo, con l'ultimo appuntamento in programma, abbiamo di nuovo messo insieme scritture, che sono le scritture sia delle canzoni di Elisa Ridolfi, che sta avendo un successo strepitoso a livello nazionale, e poi l'autore, che è appunto Tancredi, che è riuscito a creare un'attenzione sui porti con un particolare su Fano, e in più ci abbiamo la mostra allestimento di Virginio Ridolfi, che il figlio ha voluto darci come omaggio a questo incontro di linguaggi all'interno dei Comizi d'Amore, in quanto proprio per l'occasione ci sarà anche un rapporto tra la pittura e la fotografia, la pittura e il cinema, e in particolare con Wim Wenders, che è stato affascinato dall'opera di Ridolfi, e allora noi abbiamo messo per omaggiarlo le musiche del film Paris, Texas. Bilancio senz'altro positivo per la Rocca Malatestiana di Fano per Mario Rosati, vicepresidente cooperativa Opera, la capofila dell'RT che gestisce la Rocca Malatestiana insieme a Coop Cultura e Nuovi Orizzonti. Un bilancio positivo, ma che ha richiesto uno sforzo notevole da parte di tutti noi, perché naturalmente la città, insomma, ha una proposta molto ricca di eventi, si sono aperti anche altri spazi, ma noi abbiamo fatto una scelta molto precisa, che è stata quella di coinvolgere le risorse, le competenze, il patrimonio, della città, e quindi cercando, e crediamo anche di esserci riusciti, di trasformare la Rocca in uno spazio, in un luogo d'incontro per tutta la comunità. E quindi ecco perché anche le nostre proposte, in particolare quelle di questa rassegna, hanno raccolto un grande successo. E l'orchestra jazz più giovane della provincia di Pesaro Urbino, diretta dal maestro Gambini, torna ad esibirsi a Fano. Il concerto si terrà domani sera alla Corte Malatestiana.
La corte malatestiana continua la sua programmazione. Venerdì 1 avremo il bel canto ritrovato e sabato 2 abbiamo un concerto davvero importantissimo, perché è un concerto a cui teniamo, è una nostra orchestra tutta speciale, l'Orchestra Mosaico. Vi invitiamo quindi a partecipare, perché l'Orchestra Mosaico è formata da tanti componenti giovanissimi di diverse età, ma tutti in età scolare, e suonano per diletto e per imparare e per approcciarsi alla musica. Dal punto di vista sociale è un elemento assolutamente importante del nostro comune e l'amministrazione vuole aiutare questa orchestra attraverso questo concerto di autofinanziamento. Quindi vi invitiamo a partecipare tutti sabato. Ci sono i biglietti, mi raccomando, acquistateli, portate tutta la famiglia e godetevi un po' di musica da parte dell'Orchestra Mosaico. Anche questa sera apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri a Rosanna Cleri e Luciano Vedovi, che oggi festeggiano 55 anni di matrimonio, nozze di smeraldo per questa coppia residente a Fossombrone. Festeggia i 55 anni di matrimonio anche una coppia residente a Fano. Si tratta di Ezio Falcioni e Fiorella Carboni. Auguri da parte dei familiari e dello staff di Fano TV. Con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale Occhio alla Notizia. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni, 338-4968-250. Buona serata a tutti voi. We'll be right back.